poi rimasta molto colpita dalla completezza del percorso formativo che coniuga bene la teoria con la pratica. Infatti la partnership con enti importanti nell'ambito della cooperazione, del diritto e della politica internazionale permettono di coniugare bene la teoria con la pratica e di mettere appunto in pratica quello che si è studiato durante le lezioni frontali. Ho scelto di frequentare la Speeches perché cercavo un'opportunità formativa, però insomma avesse dei risvolti pratici e concreti soprattutto rispetto a quello che avevo trovato, diciamo, nella formazione all'università. Ho visto che oltre ad avere insomma, una parte, diciamo, di lezioni, di moduli di stampo più accademico, all'interno del programma aveva anche il ciclo del progetto, che era una cosa che io mi interessava fare ma non avevo potuto fare all'università, e poi c'era anche l'opportunità di uno stage all'estero, e quindi insomma tutte queste cose unite anche, perché no, insomma, a, diciamo, a un prezzo accessibile, insomma, mi hanno fatto scegliere questo corso. Ho apprezzato molto l'impegno dei docenti di portare al centro delle lezioni le tematiche di attualità, per fare in modo di creare un collegamento tra ciò che veniva approfondito a livello teorico e ciò che accadeva realmente nel mondo. Erano tutti professori che venivano all'università preparati, e diciamo il fatto di conoscere molto bene il mondo della cooperazione, che diciamo prima della Speeches io non avevo diciamo bene idea neanche di quali fossero gli attori, di come funzionassero. Il mondo delle ONG è sempre una nebulosa oscura quando esci dall'università, una serie di sigle e siglette, diciamo, dalla quale se ne esce difficilmente. Sicuramente dopo la Speeches avevo un panorama molto più chiaro di quello che era il mondo della cooperazione, di come muovermi all'interno della cooperazione per avere delle opportunità di lavorarci. L'opportunità più grande che mi ha dato la Speeches è stata quella di fare chiarezza nel marasma di informazioni che una neolaureata in scienze internazionali diplomatiche, qual ero io quando ho deciso di fare la Speeches, aveva nella testa. L'essersi resa conto di avere tante informazioni a livello teorico, tante conoscenze, ma poche competenze. Grazie alla possibilità di fare lo stage ho potuto acquisire finalmente queste competenze che poi ho potuto mettere in pratica nelle mie successive esperienze di lavoro nel mondo della cooperazione. Io infatti ho avuto la possibilità di fare lo stage nel settore del servizio civile in FOCSIV, e qui ho avuto modo di sperimentare tutto quello che in teoria era stato approfondito nelle lezioni. Grazie alla Speeches ho potuto fare una importante esperienza in Tanzania di 3 mesi presso l'ONG COPE, nella quale sono stato inserito all'interno di un progetto finanziato dall'Unione Europea come aiuto amministratore. Diciamo, è stata un'esperienza molto importante anche per il fatto che poi mi ha dato l'opportunità di continuare diciamo a stare lì. Sono stato poi lì, diciamo, altri 7 mesi oltre quelli, quindi in totale quasi un anno, come supporto amministrativo al capo progetto. Questa esperienza, diciamo, è stata per me fondamentale sia a livello ovviamente umano che professionale. Mi trovo in Benin per svolgere un progetto di servizio volontario europeo con la ONG CISV, una delle ONG che appunto fa parte della FOCSIV. Il progetto è di 6 mesi e prevede che io mi occupi di seguire le attività di un centro di accoglienza e di ascolto per donne e bambine vittime di tratta, di abusi e di violenze fisiche e psicologiche. Inoltre, in questi mesi di permanenza in Benin mi occuperò anche di seguire le attività del progetto europeo Parlez-vous Global, un progetto sulle migrazioni e sulla cittadinanza mondiale. Questa opportunità di fare il master sembra molto interessante, in quanto diciamo, completando il percorso fatto con la Speeches posso, diciamo, avere anche un titolo che, diciamo, ha una valenza
universitaria e penso che questo sia molto importante. Penso in generale che sia molto importante la formazione in questo campo, in tutti i campi, ma in questo campo in particolare. Questa è una cosa che credo fortemente, che non bisogna mai smettere di formarsi, e penso che questa opportunità possa essere molto molto interessante.